Ormai amici di Nova News 24 è scoppiato il caso dei bigliettini gate al GF VIP. È tutto vero, no? Biagio Danelli prova a fare chiarezza e a spiegare cosa succede realmente nella casa. Danelli spiega e rispiega che qualcuno qualche giorno sul Grande Fratello VIP dirà la verità. L'esperto di gossip Amedeo Venza ha infatti lanciato lo scoop secondo il quale uno dei concorrenti starebbe ricevendo valigie sospette al cui interno ci sarebbero dei messaggi provenienti da un ex concorrente. Quest'ultimo gli suggerirebbe come muoversi all'interno del reality. In base a quanto accade dunque fuori dalle mura, non sono però usciti fuori i nomi dei protagonisti di questo caso. Intanto, cosa c'è di vero in tutta questa storia? E soprattutto, è davvero possibile che nella casa possa accadere una cosa simile? La risposta l'ha data Biagio Danelli, altro esperto di gossip della casa di Cinecittà. Ci è stato per ben 2 volte ed è proprio a fronte di questa sua doppia partecipazione che spiega cosa accade. Bigliettina GF VIP, niente di più falso, ha tuonato Danelli in un video pubblicato su YouTube che trovate sicuramente in giro nel web. Così ha spiegato il perché. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, avendo vissuto 2 volte in reality, prima che arrivino determinati abiti, che siano pantaloni, giacche o anche un cerotto, prima che varchino la porta rossa attraverso il magazzino, la valigia o la busta passa di mano in mano. Quindi non c'è solo un controllo, ma 3 o 4 controlli. Quindi la roba arriva non solo igienizzata, ma soprattutto super controllata. Ha così concluso, quindi è umanamente impossibile l'arrivo di determinati biglietti. Sono solo fandonie o notizie per creare un po' di screzi nel mondo inerente al GF VIP. Queste le parole di Biagio Danelli, amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.